Siamo nella cabina armadio di Elisabetta Liguori. Oggi l'abbiamo portata via dalla sua scrivania perché ci ha detto che in realtà non ce l'ha, scrive girando dentro casa o comunque dove capita, perché vogliamo farci i fatti suoi, scoprire veramente quali sono i suoi vestiti, mettere proprio le mani tra le grucce e tirare fuori un po' di camicia, perché ci sono tantissime camicie qui dentro, Elisabetta. È vero, quella della camicia è una passione di famiglia, peraltro, oltre, perché ne ha moltissimi. Anche i cappelli. Anche i cappelli devo indossare? Sì. Cioè, questa è una follia, perché poi mi restano fuori le orecchie. Ecco, adesso le ho messe dentro. Ecco. Io mi rendo conto che una cabina armadio è sempre un luogo abbastanza angusto. Intimo, però. Intimo. Intimo. E per me è una conquista, assolutamente. Ci ho messo 45 anni. Queste cabine armadio che si vedono molto nei film, no? Sì, no. Tutto questo spazio. L'ho sempre desiderata moltissimo. E poi, vabbè, la dimensione della casa non consentiva granché, però alla fine, dopo 44 anni, non 45, non esageriamo, ecco la mia cabina armadio. Non è qui che scrivi. No, ah no, c'è un piccolo tavolino, no, ma non ci riescono. Qui onestamente no. Però i posti per scrivere sono vari ed eventuali. Ok, prendiamo una camicia a caso, ecco questa qui. Questa qui. Se io prendo questa camicia qua, cosa ti viene in mente, cosa ti ricorda? Mi ricorda un viaggio a Roma, ne comprai due uguali, una viola e un'altra blu elettrico. Quella blu elettrico è diventato uno straccio per la polvere. Capita ogni tanto. Cioè veramente? Sì, davvero. Sì, prendo un'altra cosa che mi colpisce perché è una fantasia così un po' anni 30. I pois. Mi piace molto. E questo? Cosa ti ricorda? Questo è Bologna. Comprato a Bologna, a metà prezzo, molto molto carina, molto carina. La metto con una giacchina verde. Abbiamo già capito che sei una che gira, o comunque che ha girato molto. No, ha fatto mi piace i suoi comprare, viaggi. Comprare. Quando vado in un posto diverso che non sia casa mia, mi piace comprare o una camicia o un libro, o entrambe le cose, se possibile. E quindi, al di là di questi acquisti, sei una che ha viaggiato molto, che comunque viaggia abbastanza, ti piacerebbe viaggiare di più, e quanto soffri del fatto di restare poi molto tempo anche in una città così isolata come Lecce? Guarda, da questo punto di vista Lecce è un posto strano, nel senso che tutti quelli che ci abitano almeno una volta nella vita hanno desiderato andarsene. Beh sì, anche più di una volta. Più di una volta. Io però per caso, più che per fortuna, anche fuggire. Poi molti non ce l'hanno fatta, io sono tra questi. Più per caso che per altro, perché avendo vinto concorso pubblico, forse uno degli ultimi che facevano in quel periodo, sono una delle ultime fortunate, proprio un fatto generazionale, ho beccato l'ultimo al volo e sono rimasta a Lecce. E quindi non mi sono più spostata, stanziale per caso, ma ormai in modo definitivo. Dalla cabina armadio ci spostiamo in un ambiente un po' più ampio, più confortevole, che è il salottino di Casa Liguori. Sì. Io lo chiamo Casa Liguori, però non è che ci vivi da sola, c'è tutta una vita intorno. Nel salotto tu sei seduta su uno sgabello davanti a una parte della libreria, che in realtà è una libreria diffusa in tutta la casa. Sì, è un po' sparsi, i libri sono un po' sparsi per la casa, c'è questa ma ce ne sono altre due, poi c'è una piccola libreria all'ingresso che forse sono con i pezzi più recenti, quelli che adesso cominciano ad arrivarmi per recensirli, perché questa è una novità assoluta della mia vita. Cioè che ti spedisca? Cioè che la gente mi spedisca dei libri per recensirli sui giornali, quando posso, perché non posso farlo sempre, perché non mi danno tanto spazio nei giornali, e poi spesso nei libri ci sono dei gadget, dei bigliettini, non so, sono delle buste strane. Dei gadget? Sì, delle cose strane. Sì, l'ultimissimo di Lisa Corva dentro aveva uno smaltino. Ah, questo vedi, è un nuovo modo di fare. Sì, di promuovere anche, non so. Ma lo smaltino era per te o in genere per tutti i lettori? Me lo sono chiesto anch'io, non lo so. Non lo so se era per tutti, era un gesto dedicato a me. Io peraltro non lo uso. E questo pupo siciliano? No, regali vari, adesso questo non ricordo bene nemmeno l'origine, sicuramente qualcuno della Sicilia immagino, però non lo ricordo, anche perché poi probabilmente sono regali non fatti a me ma a mio marito, che ama di più questi oggetti. Allora, conosciamo una Elisabetta Liguori scrittrice, e la amiamo molto, conosciamo anche un'Elisabetta Liguori cancelliere del Tribunale dei Minori, e queste due cose, questi due mondi si sono in qualche modo toccati, c'è stato un cortocircuito anche nell'ultimo romanzo, La felicità del testimone, dove in qualche modo
più o meno velato, più o meno rivelato, poi si va a battere la lingua sul dente che duole, che è il caso di Ugento, in qualche modo. L'uccisione di Peppino Basterra. Raccontiamolo. Beh, io mi sono scontrata professionalmente con questo caso non tanto per l'omicidio in sé, ma per la presenza di un testimone oculare che era una bambina di 6 anni. E quindi noi come tribunale siamo intervenuti anche per sostenere il disagio che poteva nascere dalla sua scelta, perché quella fu una scelta, di testimoniare. E proprio nel linguaggio giuridico, un testimone così piccolo, perché tutti hanno capacità di testimoniare, a tutti è permesso, anzi dovuto, però un testimone così piccolo giuridicamente si definisce testimone fragile, che è una definizione molto letteraria secondo me. Già questa mi ha acceso una lampada in testa quando lei è arrivata qui, anche perché poi la scelta di raccontare una storia, perché di questo si è trattato, e mi è sembrata una scelta forte per una bambina così piccola, peraltro da tutti consigliata di non farlo, e quindi mi ha attratto molto. Io ho preferito non vederla, però ci ho ragionato molto sulla sua presenza in tribunale, su quello che sarebbe stato poi il suo futuro dopo una scelta simile, sulle sue scelte. Testimone fragile perché? Perché la sua testimonianza va valutata per quella che è l'attendibilità. Ne vanno analizzate i condizionamenti possibili, le origini, la materia giuridica si mescola con una serie di altre scienze che sono le neuroscienze, quindi è una materia incredibilmente interessante, fertile, anche dal punto di vista letterario. Per cui materia di romanzo, la mia attenzione si è focalizzata su di lei, è diventato il mio personaggio. La storia diciamo noir, l'assassino in sé mi interessava meno rispetto a quella figura. Guardandoti mentre parli, mi viene una domanda che non c'entra niente con tutto questo, che ha a che fare invece con il corpo dello scrittore. E con la bellezza dello scrittore, no? Tu sei una donna molto bella. E in casa, facendo un giro fuori onda, abbiamo notato molte icone di Audrey Hepburn. Una certa somiglianza, te l'hanno detto più volte. Me lo dicevano da piccola, io ci ho creduto per un po', e quindi poi mi è rimasta una passione adolescenziale che coltivo con tutte queste immaginette, piccole cose. Poi i familiari partecipano di questa fissa. Mia figlia mi ha regalato proprio di recente un portafoglio con l'immagine. Sì, mi fa compagnia. Che rapporto hai con la tua bellezza, con il tuo corpo? No, con nessuno, molto difficile comunque, assolutamente nessuno. Perché di solito non se ne parla, no? È quasi un tabù, gli scrittori devono essere sciatti, sembrano quasi doversi mettere al riparo da un certo tipo. Fa parte dell'immaginario legato, no? Sì, di immaginario. E invece? No, ma la mia bellezza non esiste, nel senso che se adesso è visibile è una conquista proprio di questi anni, della vecchiaia, assolutamente. No, sì, ho fatto un'adolescenza terribile. In quegli anni in cui si può essere bruttissimi, no, io lo sono stata, ho testimoniato. Testimoni, anche documentazione fotografica. Ho fatto un'adolescenza terribile in cui il corpo era rimosso ed è rimasto così per parecchio tempo. Poi quando io in qualche modo mi sono liberata di me stessa, allora il corpo è venuto fuori. In questo processo di rivelazione del corpo, giusto per citare Carver in un altro modo, la scrittura ti ha influenzato, e la lettura soprattutto. La lettura. Infatti, per questo ti dicevo, quando mi sono liberata di me stessa, perché la scrittura è stato il modo per liberarmi, no? Per prendere quella parte di me che non tolleravo, non conoscevo, era misteriosa, e portarla da qualche altra parte. La funzione della scrittura era quella, è sempre stata quella per me. Andare dall'altra parte, l'altra sponda, verso l'altro. E quando ho cominciato a farlo, con risultati chiaramente variabili, ma diciamo quando l'impulso è cominciato e si è concretizzato in una serie di contatti umani, di racconti, di libri, eccetera, allora quella liberazione è cominciata e io in qualche modo sono venuta fuori, il corpo anche con me, per quello che era, semplicemente per quello che era. Prima non esisteva, adesso è fuori, è visibile. Ci sono tantissimi libri in questa casa, come ovvio che sia. Quali sono i libri che tu leggi con più piacere, proprio il piacere del lettore? Perché esiste un piacere del lettore? Anche questa è un'altra cosa di cui non si parla. Sì, assolutamente. Perché sembra una cosa molto impegnativa la lettura, e invece è anche una cosa molto leggera, c'è una leggerezza fondamentale. Ma infatti io lo dico sempre, io sono di bocca buona, leggo tutto, anche i libri bruttissimi, perché mi capita di farlo, sì, e a volte anche quali con sono un i libri sadico bruttissimi? Piacere. I libri bruttissimi, quali Ma sono? Adesso va moltissimo la narrativa rosa, e me ne arrivano a vagonate.
Hai mai pensato di scrivere qualcosa anche con un finto nomignolo, no? Uno pseudonimo? Come ti potresti firmare? Giusto per intercettare. Ci ho anche pensato, ce l'ho in testa la storia. E posso anche dirvi il titolo, incredibile. Vai, dici. Sì, mi piacerebbe, peraltro per una chiacchierata che ho avuto con mio marito qualche tempo fa, scrivere un piccolo manuale su come amare la donna che ho amato, nel senso, mi spiego. Cioè un uomo, o forse già morto, un fantasma che racconta e fornisce le dritte agli altri possibili uomini su come si fa ad amare una certa donna. Come conquistarla. E come conquistarla. Tanto lui già l'ha fatto. Un piccolo manuale, lui l'ha già fatto e racconta. Mi è venuta un po' di tempo fa in mente questa cosa. È troppo intelligente, non troppo, andrebbe non bene, rosa. Sarebbe un libro flop sicuramente al botteghino delle librerie, perché è troppo intelligente, non è abbastanza trash. Potrei tentare di renderlo il più rosa possibile, un po' più trash, perché ho visto che va. Ci devi mettere l'amore nel titolo. Ci devo mettere l'amore. E beh, c'è la donna che ho amato. La donna che ho amato, è vero, in qualche modo c'è. No, per cui veramente leggo di tutto, però poi mi piace tornare indietro, non andare avanti. Tendo adesso. Leggi? Leggo i vecchi romanzi, quelli del passato, non per forza i classici, anche i brutti romanzi del passato, però mi piace tornare un po' qualche indietro. Qualche brutto romanzo del passato sopravvalutato? Possiamo dirlo. Vuoi andarlo a prendere? No, mi sto rileggendo la Sagan. Buongiorno tristezza e tutto il resto. Io adesso non ricordo il titolo dell'ultimo che mi sono procurato da una bancarella, per questo mi stavo muovendo. E un libretto usato, La guardia del corpo credo che si chiama, non sono sicura, perché sto riscoprendo tutti questi libretti, alcuni dei quali veramente brutti. Ma veramente, li leggi? Perché non so, perché mia madre è sempre stata questa scrittrice, una scrittrice proibita. E quindi lei me ne parlava sempre, facendomi quella faccetta di chi io la posso leggere ma tu no, quella faccia lì. E quindi io ho sempre avuto questa perversione di andare a trovarmi romanzi proibiti. Quindi quando mi è ricapitato per caso tra le mani Buongiorno Tristezza, io ho letto quello, che peraltro invece quello è uno dei migliori, non a caso è il caso di quegli anni che le ha sconvolto la vita. E poi sono andata a cercare tutti gli altri, quelli che hanno seguito poi Buongiorno Tristezza. Alcuni, ripeto, alcuni molto brutti, ma molto molto divertente. Tu leggi online, che rapporto hai con la rete? Tu sei su Facebook? Sono su Facebook come tutti, però un rapporto non particolarmente intenso, a volte di rifiuto. Mi piace lo strumento dell'email, cioè la corrispondenza, perché mi piace scrivere più che parlare. Io e il telefono non andiamo d'accordo, per cui l'email è molto più semplice, l'SMS è lo strumento preferito in assoluto, anche per la brevità. E quella, la rete per me è quello, io appunto, a parte qualche occhiatina su Facebook la sera, sul tardi, quando arriva la stanchezza serale, per il resto... Con il televisore acceso? Sì. Fa la vecchia funzione. Forse è leggermente meglio, perché tutto sommato scelgo io gli uomini, scelgo io i contatti, le persone, le donne, gli amici. Sei mai stata corteggiata su Facebook? Te lo stiamo chiedendo. Qualche volta, ma sono quelle cose che non sanno di niente, un po' plastificate, sì. Niente di travolgente, sicuramente, però è capitato. Cosa stai scrivendo in questo momento? Io sto pensando di lavorare, siccome la mia ossessione sono sempre stati i personaggi, di lavorare su un personaggio del quale ho già scritto, peraltro nel romanzo, l'ultimo romanzo del quale abbiamo appena parlato. Quindi far crescere quel personaggio lì, che è un assistente sociale, è una donna assolutamente normale. Mi piace la normalità, in questo periodo è una cosa che proprio... Veramente eccezionale in questo periodo. Io proprio... Come andare in cerca di un dolce vita nero, non lo trovi da nessuna parte. Sì, un dolce vita nero, una donna spettinata, con la coda da cavallo, bassa, quando piove, una gonna di panno Lenci, un po' sotto il ginocchio, uno stivaletto. Sì, donne assolutamente normali, che fanno mestieri normali e per questo difficilissimi, peraltro. Che rapporto hai con questo sgabello sedia? L'hai scelto tu? Perché ti trovi? L'ho scelto io perché funge un po' da scala, Permette di salire ai piani alti, che poi non sono altissimi, però insomma. E con la casa in generale, con la tua casa? No, la casa l'adoro, una casa complicatissima perché è piena di scale, perché si affaccia sulle cave e quindi è una casa proprio che guarda verso il baratro, verso il burrone, però è un burrone verde perché poi risale ai primi del Novecento, qualcuno deve aver piantato degli alberi che non intendono morire, io non ho mai innaffiato, non ho il pozzo, innaffiare è complicatissimo. Fanno tutto da soli e producono ogni anno quello che devono produrre, un vero mistero della natura. Quindi io, questa casa è complicatissima, ripeto, piena di umido perché poi la pietra leccese crea tutta una serie di difficoltà, a volte piena di odori strani, di strani rumori, perché poi il vento qui entra nella cava e fa dei
parla la notte, ci sono state delle giornate molto ventose in questo periodo, la notte si sentono dei rumori incredibili, hai come l'impressione di sentire qualcuno che ti parla, che ti canta, ti urla nelle orecchie, a volte sono i gatti, a volte no, e, insomma io amo, di questa casa amo tutto, anche le cose più brutte, compreso Ludo. È qui che scrivi comunque? Sì, sì, sì. Principalmente è qui che scrivi? Sì, un giro per le stanze, non c'è una stanza precisa per ora, sogno di trovare un posto come la cabina armadio dove nascondermi, ma ancora non c'è, e, anche perché adesso ci sono le esigenze dei ragazzi che hanno bisogno di spazio per studiare, quindi ancora la mia stanza, la stanza tutta per me non c'è, però c'è la casa.